Salone di Ginevra, il grande debutto di Ford B-Max, un'auto che è un gioiello ricchissima di tecnologia, una sorpresa all'interno, all'esterno, motore. È una macchina importantissima, siamo molto orgogliosi. 12 mesi fa proprio a Ginevra presentammo il prototipo, e con questo sistema di apertura delle porte rivoluzionario, dove il montante centrale è inglobato nelle porte, quindi quando l'automobile è aperta abbiamo 1,5 metri di spazio che cambia un po' la relazione con l'automobile stessa. Ecco, l'automobile fa il suo debutto 12 mesi dopo, esattamente come il prototipo, quindi abbiamo mantenuto la promessa. Questo è solo uno degli elementi della tecnologia di questa automobile. Si va dal motore, che ovviamente avrà il 1000 EcoBoost, con esattamente il 3 cilindri che abbiamo appena lanciato sulla Focus, un motore straordinario che fa risparmiare non solo in acquisto, perché costa comunque 1500 euro in meno rispetto ai diesel, ma consumi diciamo uguali a quelli dei diesel o molto simili. Ma abbiamo poi tanta tecnologia, mi riferisco al SYNC, quindi il sistema di controllo diciamo delle funzioni automobilistiche, che ormai equipaggia 3 milioni di vetture negli Stati Uniti, fa il suo debutto in Europa proprio nella B-Max. Anche questo sarà ovviamente disponibile su tutte le macchine, e non poteva essere altrimenti nella filosofia della Ford, quindi della tecnologia per le grandi masse. E poi tante altre tecnologie che già si conoscono, tipo l'Active City Stop, quindi il sistema di frenata automatica in città, e tante altre cose, l'Easy Fuel. Quindi sicuramente B-Max per noi è un prodotto molto molto importante. Iniziamo da oggi, quindi da Ginevra, un percorso di avvicinamento. Il lancio sarà a settembre. Abbiamo una prevendita diciamo diversa dal solito, quindi dedichiamo le prime 1000 unità agli abbonati Sky, quindi un'operazione che abbiamo fatto con loro. Sono 1000 automobili fatte solo per loro, con tanto prodotto, tanta tecnologia, e ovviamente ad un prezzo molto particolare, che guarda caso è proprio il prezzo di ingresso della B-Max, che è 16.250 euro. E poi l'appuntamento ovviamente per tutti è ai primi di settembre, al mese di settembre, per il lancio ufficiale al pubblico. Di fronte alla novità di questo Salone di Ginevra per Infiniti, un gioiello, ci parli della Emerge. Sì, Emerge è un concetto di quello che probabilmente sarà il nostro futuro di modello sportivo, perché è una macchina sportiva ecologica, con due motori elettrici più un range extender, che può muovere la macchina in modo molto veloce, ma sempre con eleganza. E questo prototipo è anche una direzione dello design Infiniti, e pensiamo di poter mistare l'eleganza e la performance. È design esterno ma anche interno, con un abitacolo molto particolare. Però anche l'interno è stato trattato in modo molto particolare, sempre con questo obiettivo di avere una vettura, un interno diverso, ma che esprime la performance e anche l'eleganza. Infiniti sponsor in Formula 1, con una presenza importante sulla Red Bull Racing dallo scorso anno, e sullo stand abbiamo anche la FX Sebastian Vettel. Sì, è una serie limitata, solo 200 macchine disponibili in tutto il mondo, 420 cavalli, V8, e poi un rumore del motore che è molto particolare. Ultima particolarità anche per la M35H in fatto di emissioni. Sì, la M35H e anche ha delle prestazioni molto elevate a livello dell'accelerazione, ma oggi viene sotto la limita del 160 grammi di CO2, e quindi ci può anche aiutare a entrare in alcuni mercati, sul mercato delle flotte. Mondiale qui a Ginevra di Peugeot è la 208.
La presentiamo in prima mondiale, si era già vista in foto, ma questa è la prima presentazione al grande pubblico di un'auto che per noi deve far rivivere il successo che abbiamo avuto sempre con le auto della serie 2, dalla 205, 206, 207. Oggi la 207 viene sostituita da 208, che rispetto a 207 è un po' più piccola, è 7 cm più corta, ma ha più spazio nel bagagliaio e più spazio anche all'interno. I passeggeri posteriori hanno 5 cm in più per le ginocchia, ad esempio. E questo grazie al fatto che in realtà la riduzione della lunghezza è stata fatta sull'anteriore con dei motori più piccoli. Avremo in effetti, soprattutto i motori, un punto di forza di questa auto, che avremo dei piccoli motori benzina 3 cilindri che si distinguono soprattutto per una riduzione del 25% di consumi ed emissioni. Oltre a dei diesel, su 5 motori diesel, 4 sono degli EHD, cioè con lo stop e start di nuova generazione, che non superano mai 99 grammi di CO2 al chilometro, quindi emissioni e consumi molto contenute. Questo risparmio di emissioni e consumi l'abbiamo ottenuto anche grazie a un alleggerimento della macchina, c'è stata una caccia al sovrappeso, per cui è un'auto che sempre rispetto al 207 pesa 100 kg in meno. E poi l'altro elemento di grossa distinzione è l'interno completamente ripensato rispetto alle auto tradizionalmente oggi sul mercato, c'è un volante più piccolo e più basso dove ci permette di vedere tutti gli strumenti al di sopra del volante, quindi tenendo lo sguardo sempre vicino alla strada, e poi c'è un touchscreen molto comodo dove ci sono tutte le funzioni, il che ha permesso di liberare dalla plancia tanti tastini, tanti pulsanti e quindi dare tutto molto più pulito. Noi in Italia la commercializzeremo dal mese di aprile, il prezzo parte da 11.650 euro. Parliamo di visione globale per il marchio Jeep, un marchio americano, sappiamo, nell'orbita ormai italiana, per cui qual è il mercato e come possiamo vedere il mercato dagli Stati Uniti all'Europa e viceversa? Il DNA del brand Jeep non è cambiato, è sempre lo stesso ed è chiaramente americano. Ciò che stiamo facendo in Europa è adattare il prodotto per essere certi che incontri il più possibile le aspettative del cliente, per esempio con il motore diesel, ma anche aumentando il livello qualitativo che il cliente europeo si aspetta dal marchio Jeep. Direi che troviamo in un prodotto molto americano, strong American, un interno e un feeling un po' più europeo. Sì, abbiamo iniziato a introdurre livelli qualitativi più elevati, nuovi allestimenti, linee premium. Per esempio il Gran Cherokee è nato tenendo conto proprio delle aspettative della clientela europea. Alle nostre spalle la storia, il Wrangler, l'avventura, lo spirito, anche questa è una vettura che arriva in America, dall'America, ma in Europa con grandi caratteristiche. Con Wrangler abbiamo introdotto l'Unlimited e poi a inizio 2011 quello che definiamo il Body Colored Hardtop, che rende la macchina molto più europea e ancora più creata attorno all'uomo di quanto non accada negli Stati Uniti. Ma la Wrangler è sempre comunque il DNA del brand, ha sempre lo spirito del marchio Jeep. Bene, si chiude anche questo Salone di Ginevra, questo nostro speciale, insomma, come detto, come sempre il red carpet dell'automobile che apre la stagione. Beh, di novità se ne sono viste tante, l'abbiamo detto. Come reagirà al mercato? Sappiamo benissimo, l'abbiamo detto più volte e lo ripetiamo da qui perché tutti lo stanno confermando. La poca attitudine dei governi verso l'automobile questa volta è abbastanza inspiegabile. La crisi, si sa, è anche figlia forse di un'esagerazione degli anni passati, di un sovradimensionamento del mercato automobilistico a livello produttivo. E questo è un dato di fatto. Oggi bisogna tornare indietro. Si è tornati indietro in modo automatico, ma adesso bisogna andare avanti cercando quelle che sono le leve, quelle che sono le piccole cose da fare per far ripartire quella favolosa macchina dell'industria che ha trainato il mondo in questi anni, che si chiama automobile.